Rimpianti. Ho incontrato Rosa d'estate a Montagnana, un piccolo paese medievale, vicino alle mura merlate di un vecchio castello. Quella domenica c'era una festa paesana all'aperto. Lei stava da sola e io le ho offerto il gelato. Nei giorni seguenti l'ho cercata di nuovo e l'ho invitata al bar. Rosa è una ragazza semplice, di 28 anni. È la donna ideale per stare insieme a un uomo e trascorrere una vita tranquilla e senza grandi pretese. Per tutta l'estate siamo stati sempre insieme. L'ho portata alle feste, a vedere paesi nuovi e le ho fatto piccoli regali. Nei lunghi pomeriggi restavamo insieme sulla panchina, a baciarci, a parlare d'amore, a parlare di noi e dei nostri progetti futuri. Durante l'inverno siamo stati ancora insieme e nell'estate successiva il nostro rapporto era consolidato. Rosa parlava sempre più spesso di matrimonio. A poco anche io compresi che questa era la soluzione migliore. Facevamo tanti progetti insieme. Parlavamo di noi, del nostro futuro e qualche volta abbiamo fatto l'amore. Rosa voleva dei figli. Immaginava come sarebbero stati, quali giocattoli avrebbe regalato. Mi diceva i nomi che le sarebbe piaciuto dare ai nostri figli, nomi femminili, nomi maschili. Arrivò un autunno lungo, quasi disperato. Le foglie gialle e la natura in disfacimento sembravano annunciare la fine di qualcosa. In novembre parlai con i genitori di Rosa e allora arrivarono i primi problemi. Il mio lavoro di scrittore non era sufficiente a mantenerci e dovevo trovarne uno più redditizio. Io non intendevo vivere con i familiari e cercavo una casa in affitto perché non avevamo denaro sufficiente per comprarne una. Col passare del tempo le difficoltà aumentavano. I parenti si dimostravano ostili. Io non riuscivo a trovare il lavoro e neppure la casa. Poi, in gennaio mi ammalai e dovetti curarmi all'ospedale per quasi un anno. Tutti questi problemi richiedevano molto tempo e non potevo più andare da Rosa. Stavamo insieme sempre più raramente, finché alla fine smettemmo di vederci. Ci è mancata la forza di superare tutte le avversità. Adesso sono trascorsi alcuni anni e fra noi due è tutto finito. Io penso al passato, penso ai bei giorni che abbiamo trascorso insieme, penso a tutte le promesse che ti ho fatto e che non ho mantenuto. Tutte le cose che ti ho detto e che non si sono avverate, tutti i progetti che non si sono realizzati. La vita insieme da trascorrere in una casetta, i nostri sogni di felicità e benessere erano tutte illusioni che si sono spezzate contro la dura realtà. Niente si è avverato. E io provo un profondo rimpianto. Non è stata tutta colpa mia. Le circostanze sono state avverse. Il lavoro non ha funzionato. Il denaro mancava. E poi è arrivata la malattia.
Adesso ricordo quando tu sceglievi i nomi da dare ai nostri figli e alle figlie. Quei figli che non sono nati ora mi tormentano e mi puniscono. Adesso penso a tutte le promesse che ho fatto a Rosa, a tutti i giuramenti, i progetti, le speranze, i sogni. Tu hai creduto in questi progetti e allora anche io ci credevo. Ma il destino è stato beffardo e ha distrutto il nostro sogno d'amore. Nella solitudine io penso a Rosa. Penso a come sarebbe stata la nostra vita insieme. Penso ai progetti falliti, al nostro amore finito e ai figli che non sono mai nati.